Benvenuti in questa lezione. Oggi è una lezione un po' più particolare perché la faremo online, quindi è registrata. Mi mancheranno molto le vostre domande durante e dopo la lezione, però proprio per questo qualsiasi curiosità o diciamo, no, precisazione vogliate avere, contattatemi pure attraverso la Faber Artis, attraverso la dottoressa Sonia Ruggeri, per qualsiasi veramente domanda perché mi fa piacere. Comunque. Bene, di che cosa parleremo in questa breve lezione? Faremo un focus su un'opera che è conservata nel Museo Diocesano di Fabriano, ma che in realtà proviene da una chiesa del territorio ed è proprio la Pala di San Fortunato, un'opera di Pietro Paolo Agapiti per la Scola di San Fortunato. Ho scelto questa immagine di copertina della breve lezione di oggi, con questi due angeli in volo portati dal vento che a loro volta sorreggono la corona per la Vergine sottostante nell'opera, proprio perché sono molto belli, particolari e comunque riassumono anche un po' la filosofia di questo artista che prenderemo in esame nel corso di questa lezione. Entriamo nel vivo, vi faccio subito vedere la pala in toto che è conservata nel diocesano di Fabriano. Come potete vedere, l'opera è una tipica iconografia di una Vergine in trono con il bambino circondata da santi. Prenderemo poi in esame tutti e quattro i santi, le loro iconografie, però per il momento voglio farvi focalizzare questo dettaglio del trono in marmo, eccolo qua che ve l'ho ingrandito anche, perché reca innanzitutto una scritta, questa opera l'ha fatta fare la Scola di San Fortunato, quindi una dichiarazione della committenza di questa opera. E poi nella parte superiore, nel registro superiore del trono, una data, la data del 1521. Quindi noi fino ad oggi datavamo quest'opera a 1521, in realtà invece l'opera viene fatta fare la committenza. Viene data nel 1519 e Agapiti la termina nel 21, datandola appunto con quest'ultima data. Come facciamo noi a sapere questo? Perché proprio recentemente, in queste settimane, grazie anche all'aiuto di validi ricercatori in archivio, e quindi mi riferisco all'aiuto che mi hanno dato il dottor Alessandro Del Priori, il dottor Mattia Giancarli e la dottoressa Anita Spuri. Abbiamo formato questa squadra di ricerche su questo artista. Le ricerche d'archivio al notarile di Ancona, archivio di Stato, quindi notarile di Ancona, hanno portato buoni frutti e uno proprio dei primi documenti che sono stati ritrovati qualche settimana fa riguarda proprio l'opera di San Fortunato del Museo Diocesano di Fabriano. Questo che vi mostro è il foglio, la carta dell'atto praticamente notarile di allogazione all'artista Pietro Paolo Agapiti. È un foglio, come potete vedere, molto rovinato, grazie anche al suo ritrovamento. Oggi l'Archivio di Stato lo restaurerà, lo sta restaurando, non so se lo sta restaurando o lo restaurerà tra qualche tempo, però andrà sicuramente in restauro proprio per poterlo leggere in toto. Ad oggi ci siamo dovuti accontentare di poter leggere solamente alcune parti che erano intere, quindi non frammentate. E da queste parti sono uscite cose molto interessanti. Allora, intanto vi do il riferimento perché questo atto notarile è del notaio Bernardino Scrignetti, e nel faldone appunto del 1519. Noi, grazie a questa data di questo faldone, di atti notarili, sappiamo che la committenza a Pietro Paolo Agapiti è stata data, nel 1519 e che quindi la data che poi reca sull'opera è molto probabilmente, anzi, sicuramente è la data di termine dell'opera. In una delle righe di questo documento appare appunto il nome di Pietro Paulus Agapiti, quindi l'artista al quale la Scola di San Fortunato dà la committenza di questa pala d'altare. Tra le righe di questo documento leggiamo anche cum auro et coloribus proprezio
Quadraginta Florenorum. Sostanzialmente sono questi 40 fiorini che erano il prezzo che la scuola aveva pagato all'artista per comprare che cosa? I materiali, i colori e quindi l'oro e i colori per decorare questa pala d'altare. Ma escono fuori delle notizie anche molto interessanti riguardanti, diciamo, i santi, i quattro santi che circondano il trono della Vergine col bambino, ma questo lo vediamo tra poco. Adesso iniziamo ad esaminare l'opera, quindi tutte le figure che la compongono. Partiamo, come vi ho evidenziato, dalla parte, sinistra di quest'opera, dove vediamo due santi. All'estrema sinistra vediamo un San Giovanni Battista e lo riconosciamo, eccolo qui, per il suo tipico attributo iconografico, che è quello del pellame con cui è vestito e la croce con il cartiglio Ecce Agnus Dei, quindi suo tipico attributo iconografico. Accanto a lui un vescovo, adesso vedremo subito chi è. Già da questo particolare che vi ho voluto ingrandire, potete notare, iniziare a notare, a masticare, come dico io, lo stile di Agapiti, perché lo stile di Agapiti è innanzitutto una pittura molto materica, molto densa, una stesura veramente compatta. Ma allo stesso tempo è un artista che, come vedremo poi verso la fine di questa lezione, parleremo un po' della sua formazione, non ha una formazione marchigiana, ha una formazione veneta. Quando però arriva nelle Marche, a un certo punto il suo stile cambia, ovviamente dalle Marche arrivano altri contesti, nelle Marche lui trova Lorenzo Lotto, che è comunque un veneto, trova Signorelli, trova i Della Robbia in scultura, trova un contesto anche di artisti autentici. È passato Crivelli, quindi il dato veneto continua a permanere nelle Marche che Agapiti frequenta, ma ovviamente tutta la serie di artisti autoctoni e di usanze anche iconografiche, spesso e volentieri, come vedremo anche in quest'opera, proprio locali, fanno sì che lui si irrigidisca un po' come artista. E infatti questi volti sono tipici di Pietro Paolo Agapiti, sono questi volti che voi ritroverete sia in quest'opera che in tantissime altre che vi auguro di vedere, quindi volti con questi occhi molto cerchiati, con un'ombreggiatura molto marcata, allo stesso tempo un naso longilineo, dritto, una bocca molto piccolina, i capelli molto abboccolati e capelli e barba sempre finemente distinti, capello per capello, filo di barba per filo di barba, è veramente il suo tipico, tipico stile. I suoi tipici anche volti, che appunto renderanno le opere di questo artista veramente quelle rare volte che lui non firma le sue opere, questi tratti saranno veramente la sua firma, nel vero senso della parola. Ma andiamo a vedere chi c'è accanto a questo Giovanni Battista. C'è un vescovo, come vi dicevo, un vescovo che noi riconosciamo, come appunto San Fortunato Vescovo. San Fortunato Vescovo ovviamente, è posizionato dall'artista accanto al trono della Vergine, ma no, no, quindi chi era accanto alla Vergine aveva una posizione di importanza rispetto agli altri santi, quindi veniva scelto, no, di essere rappresentato in quella posizione. Ma non solo, San Fortunato è alla destra della Vergine e quindi è la posizione proprio d'onore per eccellenza, e non a caso, perché appunto l'opera viene commissionata dalla scuola di San Fortunato come pala d'altare, quindi proprio per una chiesa dedicata a questo santo, e quindi questo non è ovviamente, non ci sorprende. Chi è San Fortunato? Lui fu vescovo di Todi al tempo di Totila. Dal Martirologio Romano noi leggiamo che a Todi in Umbria San Fortunato vescovo, che come riferisce il Papa a San Gregorio Magno, quindi no, lo collochiamo cronologicamente, rifulse di immensa virtù nel prestare assistenza ai malati. Quindi un santo ovviamente come solito nelle località un po' più di provincia, no?
venerare santi spesso e volentieri taumaturgi o che comunque sono legati alla cura dei malati, all'assistenza dei malati, questo torna tantissimo nei luoghi in cui abitiamo noi. A lui è dedicata ovviamente anche la chiesa di San Fortunato proprio a Todi, eccola qua, ve l'ho voluta mettere così giusto per esperienza visiva. Ma torniamo, ecco, questa chiesa fu costruita nel XII secolo, ma torniamo a noi, torniamo alla Pala di San Fortunato, torniamo a Agapiti e continuiamo a prendere in esame il suo dipinto, quindi la parte sinistra l'abbiamo esaminata, ecco, anche tutta, no, la decorazione, no, della parte che veste il vescovo, ma non solo i gioielli che avete visto nell'ingrandimento, ma anche le stoffe. Vedete, i panneggi sono un qualcosa che per Agapiti arriva dalla sua formazione e poi lo vedremo veramente tra poco. Andiamo nella parte destra del dipinto, troviamo altri due santi che vi ingrandisco, eccoli qua. Il primo qua è l'Evangelista che ha, ecco, vi torno indietro, il libro in mano, come potete vedere, e accanto a lui e accanto alla Vergine, quindi anche lui in una posizione di importanza, c'è un santo, che è un santo che ci ha dato non poco da fare, perché inizialmente a livello iconografico pensavamo potesse essere San Donnino, ma non ci spiegavamo effettivamente come fosse arrivato il culto di questo santo lontano dalle nostre parti, ecco, però poi effettivamente abbiamo avuto conferma della sua, diciamo, presenza e della sua reale comunque presenza anche nel quadro proprio dal documento, dall'atto notarile che abbiamo trovato ad Ancona, perché appunto tra le varie righe leggibili del documento che abbiamo trovato viene fuori che la scuola fa proprio una richiesta precisa ad Agapiti chiedendogli quali santi accompagnare alla Vergine in trono con bambino e tra questi appunto c'è San Donnino, qui San Donnini alla latina. Quindi questo ovviamente no, ci dà conferma di quello che a livello iconografico avevamo già pensato ma che ci sembrava abbastanza verosimile. Ecco, quindi iniziamo ad esaminare questo santo che per noi è un po' inconsueto da queste parti trovare venerato. Ma adesso vi spiegherò che nemmeno tanto in realtà. Allora, San Donnino chi è? Lo vedete qua. San Donnino fu martirizzato a Fidenza, quindi ecco, è un culto legato alla città di Fidenza, nel 299 d.C. San Donnino era un soldato, ecco perché è accompagnato a livello iconografico da una spada, al servizio dell'imperatore Massimiano Erculeo. Inoltre, c'è un altro attributo, no? Molto particolare, che è questa testa di cane tagliata praticamente. Perché? Perché San Donnino viene invocato contro il morso dei rettili e dei cani rabbiosi. Non a caso il cane, appunto, che viene rappresentato ha i denti di fuori, no? I denti digrignanti, e questo appunto è indice iconografico di un cane rabbioso per l'appunto. Ma cos'altro? Una leggenda devozionale addirittura ci narra che avrebbe anche guarito un idrofobo dandogli da bere acqua e vino da lui benedetti. Ecco, quindi ecco spiegata la presenza del cane, della testa del cane, no? Abbastanza inconsueta come iconografia. Ma perché San Donnino? Cioè, San Fortunato lo capiamo perché a lui era dedicata la chiesa, la scuola, ma San Donnino cosa c'entra con il nostro territorio? Bene, allora intanto vi dico che non lontano da San Fortunato, che era una località praticamente, no, che nel comune di Sassoferrato anticamente, oggi appartiene in realtà è una frazione del comune di Genga, ma originariamente nel 500 era nel comune, apparteneva al territorio di Sassoferrato, la località di San Fortunato non è molto distante appunto da Genga, da un'altra località estrema del territorio di Genga che è quella dedicata a San Donnino. Tutt'oggi a Genga c'è una parrocchiale dedicata a questo santo, nonché appunto il nome di quella medesima frazione.
Quindi ovviamente in quel territorio, in quel piccolo territorio limitrofo, c'era la venerazione di questo santo. Ma per quale motivo? Come c'è arrivata qua? Beh, le cause potrebbero essere tantissime. Allora, innanzitutto potrebbe esserci stata la presenza vicino a questo santo di un sassoferratese o di un personaggio del territorio che quindi poi ha riportato in loco la venerazione del santo. Oppure può esserci semplicemente una persona nel territorio devota per motivi personali a questo santo, quindi una persona magari importante. C'è chi addirittura parla di uno dei conti A, della famiglia dei conti Atti di Sassoferrato che appunto si era oblato a Fidenza in devozione a questo santo, e quindi ecco perché la dedicazione di questa parrocchiale nel territorio di Genga e quant'altro. Sta di fatto che comunque nel territorio, evidentemente, e in date anche molto antiche, dovrebbe risalire la sua presenza, c'è il culto di questo santo. Non a caso è vicino proprio alla scuola di San Fortunato, e quindi questo non bisogna mai andare a cercare tanto lontano dal luogo originario per dove venivano create le opere d'arte, perché è lì che si deve cercare qualche devozione più o meno particolare per rintracciare santi che magari a livello iconografico non riusciamo a riconoscere. Però qui nei dintorni tutti mi chiedevano, ma in realtà cioè, non c'è un'altra opera che narra di questo santo, cioè non c'è un'altra opera pittorica o scultorea che raffigura questo santo. In realtà non è così, perché, ecco, vi ripasso nel particolare iconografico del cane. In realtà c'è, eccolo qui, c'è un altro San Donnino, c'è un altro San Donnino. Come potete vedere è lui, perché a livello iconografico, no? Lo vedete con il mantello rosso, la spada e la testa del cane rabbioso. Vedete ovviamente, cioè, sono due stili diversi, sono due epoche diverse, cioè, no? A sinistra trovate Agapiti, a destra trovate un artista che molto probabilmente da uno studioso di quest'epoca viene ipotizzato che possa essere il maestro di Collamato ad aver dipinto questa opera, ed è un'opera datata a 1478, quindi siamo in un altro secolo, quindi lo stile ovviamente è differente. Vi faccio vedere l'opera intera, eccola qui. Questo è una sorta di polittico, una tavola comunque, che raffigura appunto quattro santi. Partendo da sinistra c'è Sant'Antonio da Padova, San Sebastiano alla Colonna, San Rocco e San Donnino. Quest'opera è conservata alla Civica Raccolta d'Arte di Sassoferrato e appunto è un'opera attribuita ad oggi al maestro di Collamato. Quindi in realtà un'altra raffigurazione di San Donnino c'è e come vedete è un'opera del 1478. Quindi la presenza di questo culto molto probabilmente ha radici molto antiche, più di quanto noi immaginiamo in questo territorio. Ma torniamo alla nostra opera. Torniamo alla nostra opera perché quindi a questo punto l'abbiamo datata. L'abbiamo datata, c'è una data, ma noi sappiamo che è stata iniziata nel 1519 e finita nel 1521. Comunque la datiamo 1521, come ha fatto l'artista. Abbiamo capito che questo artista, no, ha degli attributi anche fisionomici molto particolari, riconoscibili, e tant'è vero che accanto vi ho messo un'altra opera dello stesso artista, Pietro Paolo Agapiti, datata 1522 dall'artista. Potete vedere voi con i vostri occhi, questa è un'opera che raffigura una vergine in trono, anche in questo caso con il bambino, un'iconografia un po' diversa perché nella prima il bambino è seduto sulle ginocchia della vergine, no? Che gioca quindi con la mano e il vestito della madre. Qua invece nell'opera che oggi è conservata alla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, la vergine è intenta a leggere il libro della preghiera mentre il bambino gioca con un uccellino, quindi no, è più inquieto.
C'è la presenza poi del San Giovannino e della Santa Caterina d'Alessandria, che noi riconosciamo dalla ruota dentata, simbolo del suo martirio. Però, come potete vedere, sono due opere molto sovrapponibili, molto confrontabili. Lo vediamo in tutto, lo vediamo in primis dal trono, no? Che ha comunque la stessa conformazione architettonica, cioè sempre un trono marmoreo, no? Sempre con gli stessi giochi di marmi. C'è la frutta e la verdura, anche se nella versione di Urbino è tutto molto più rigoglioso, ma comunque anche qua è una natura morta di derivazione crivellesca che questo artista prende dalla sua formazione veneta. Anche qua c'è questo gioco di stoffe, stoffe con questi motivi decorativi veneti anch'essi, ma allo stesso tempo vedete proprio i volti, no, della Vergine, ma anche della Santa, come sono volti veramente vicini a quelli della Pala di San Fortunato. Beh, sono praticamente coeve queste due opere d'arte, no? Tant'è vero che vi ho detto che, ecco, qua vi ho messo proprio dei confronti più stretti, ecco, più ravvicinati. Guardate i volti delle due vergini, no? Le due capigliature che si aprono, no? Nell'acconciatura, ma anche i bambini, nonostante sono in posizioni differenti, hanno comunque la stessa corporatura, no? Lo stesso addome scolpito, sempre la gambina alzata, no? Una gamba tesa, una gamba alzata, queste capigliature, no? Sempre un po' filanti, no? Nel particolare dei capelli, ma anche guardate i panneggi, cioè il panneggio della veste della Vergine di Urbino, quello della Vergine di San Fortunato, cioè proprio la tipologia di come è lavorato il panneggio, no? È veramente tutto molto confrontabile. Come avevo anticipato, i due troni sono, eccoli qua, uno accanto all'altro, e vedete con i vostri occhi che derivano da una stessa idea sostanzialmente. Questo è il cartiglio, chiamiamolo cartiglio, io in realtà lo chiamo post-it perché mi piace di più. Agapiti è solito firmare e datare le sue opere, e in che modo lo fa? Mettendo questi fogliettini ai lati delle sue opere, attaccati, come potete vedere, attraverso un pezzetto di cera lacca rossa, e sono foglietti sempre spiegazzati, un po' rotti, no? Ma guardate come sono ben fatti, cioè l'ombra che si crea sul trono, ma anche l'ombra che si crea, no, dalle piegature di questo foglio sgualcito. Ecco, qua noi leggiamo Pedro Paolo Agapiti, praticamente da Sassoferrato, dipinse, no, nel 1522. Eccolo qui, ecco qua, 1522. Quindi un'opera, lui è solito apporre la sua firma e la datazione in questo modo, ed è un modo tutto veneto anche lui, perché io vi sfido, non so se siete mai andati, no, al Museo degli Eremitani a Padova, ecco, girando per le varie sale del museo si incontrano tantissimi pittori veneti, dai più anonimi a quelli più conosciuti, nei loro dipinti ricorre ancora questa tipologia di post-it, di foglietto attaccato attraverso la cera lacca proprio per identificarsi sostanzialmente. E io la trovo un'idea geniale, bellissima, particolare, e Agapiti se la porta con sé come tante altre caratteristiche. Un'altra caratteristica veneta è il paesaggio. Allora, qui siamo di fronte al paesaggio dell'opera di Urbino. Un paesaggio, quello di Agapiti, sempre no, così, con toni molto caldi, toni molto rosati, quindi o albeggia o tramonta. Ci sono le montagne, questi rivoli d'acqua, laghi o fiumiciattoli sempre presenti. Questo è un particolare veramente piccolo. Guardate com'è curato in ogni minimo dettaglio, cioè le barche, i loro riflessi sull'acqua, ma le figure appunto umane, gli animali che percorrono sempre queste stradine, sono sempre particolari, molto molto curati. Osere, guardate la città in lontananza sotto le pendici della montagna, sono, oserei dire, dei particolari quasi fiamminghi per questo artista.
Ma ora voglio farvi vedere il paesaggio della Pala di San Fortunato, perché nella Pala di San Fortunato il paesaggio è costante dietro il trono, quindi non è solamente in una porzione di Pala, ma è in tutta la Pala, quindi da sinistra a destra si legge un paesaggio meraviglioso e anche in questo caso c'è questo cielo rossastro, questo cielo rosso, no? Il rosso di sera sostanzialmente, un tramonto, e poi le montagne, il rivolo d'acqua, no? E qua questo arroccamento con queste tre chiese, perché a me sembrano tre chiese, questa stradina che arriva in cima, quindi un arroccamento, no? Un agglomerato di architetture. Ma guardiamo dalla parte destra del trono, eccolo qua, c'è un'altra collina, un'altra, guardate la divisione dei campi, no? Fatti con questi cespugli erbosi, e qua questa collina che ospita quindi queste mura, questi resti di mura in rovina praticamente, decadenti, e anche questo è tanto veneto. Cioè, io se vi dico rovine dietro un soggetto, chi vi viene in mente? A me personalmente Mantegna, e quindi Mantegna lascia tanto in Veneto, quindi tanti prenderanno spunto, ma poi no, questa sorta di città fortificata, no, che come potete vedere, il castello, il campanile, tanti mi hanno chiesto: ma questa è Sassoferrato? Ahimè, io da sassoferratese sarei molto contenta di dirvi che è Sassoferrato, ma in realtà no, posso dirvi solamente che no, non è Sassoferrato. C'è da dire questo, che Agapiti per i suoi paesaggi prende spunto dal suo maestro. Lui è andato a bottega, quando parte da Sassoferrato va a bottega a Padova, da Cima da Conegliano. C'è una pala datata e firmata da Agapiti al Museo degli Eremitani 1497, che è una dichiarazione, potrei dire una copia, in realtà una derivazione chiara e netta di una opera di una Vergine con Bambino e Santi di Cima da Conegliano. Questa è proprio la dichiarazione d'appartenenza a quella bottega, perché in realtà noi non abbiamo una lista di allievi di Cima da Conegliano, perché la questione degli allievi di Cima è stata sempre un po' problematica, in realtà ce ne sono tantissimi, poco identificati. Agapiti è uno dei pochi identificati. Lui va a Bottega da Cima, quindi ovviamente assorbe tutto il mondo veneto, e quando arriva nelle Marche, torna nelle Marche nei primi del Cinquecento, lui replica sostanzialmente tutto ciò che ha visto alla Bottega di Cima da Conegliano. E i paesaggi sono proprio ciò che lui più di tutti ci fa vedere che ha appreso. Quindi tutti i particolari che vi ho detto prima, cioè gli animaletti, le figure, il contadino, il pastore, la barchetta che si vede sul rivolo d'acqua, sono tutti derivanti dal Cima da Conegliano. E infatti vi ho voluto accostare a questi due paesaggi della Pala di San Fortunato, ma soprattutto al secondo, questo in basso, questo paesaggio qua. Guardate, sembra veramente un tentativo di replica. Questo è il paesaggio dello sfondo di Cima da Conegliano dell'opera La Madonna dell'Arancio, un'opera che Cima fa tra il 1495 e il 1496, che oggi è conservata alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Vedete anche qua la città fortificata, il castello, le piante, l'uomo a cavallo, le strade sterrate. È veramente questo ciò da cui attinge Agapiti, e molto probabilmente Agapiti, quando va via dalla Bottega di Cima e viene nelle Marche, porta con sé un taccuino di disegni. Perché, ecco, questa è l'opera in toto, questa è la Madonna dell'Arancia in toto, questo è il particolare, eccolo qua, no? Che vi ho estrapolato per farvi vedere da cosa prende spunto Agapiti per i suoi sfondi sostanzialmente, no? C'è proprio questo santo, no? Il santo vescovo accanto alla Vergine dell'Arancio, che viene, il volto di questo vescovo viene replicato proprio allo stesso modo, sovrapponibile, nella testa di un santo della pala d'altare conservata in una delle sale della Pinacoteca Civica di Jesi. Quindi questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che Agapiti,
con lui aveva un taccuino di disegni, ma questo è normale, cioè gli allievi se li portavano via dei disegni del maestro perché iniziavano comunque a creare su quei disegni iniziavano a creare le loro prime opere, diciamo da artisti ormai autonomi in un certo senso. E questo è il mondo in cui nasce Agapiti, è proprio questo, è il mondo di Cima da Conegliano, è il mondo veneto. E quando arriva nelle Marche trova altri veneti differenti, perché troverà Lorenzo Lotto, troverà, era passato precedentemente Crivelli, e non potrà fare a meno di continuare su questa scia, nonostante il suo irrigidimento stilistico che sarà percepibile in tutte le sue ultime opere, soprattutto quelle che si avvicinano agli anni 40, e lavorerà tantissimo, cioè Agapiti è un artista che in questo non solo a Sassoferrato, ma ad Arcevia, a Jesi soprattutto, a Cupramontana, in tutta la parte della Vallesina, è un artista che lavora tantissimo, lavora per committenze pubbliche, quindi palazzi pubblici comunali, committenze religiose, quindi oratori, chiese, congregazioni, addirittura nel Duomo di Jesi è documentata sono documentate delle sue realizzazioni, delle sue decorazioni, cioè avrà un suo staff poi di decoratori, intagliatori, no? Agapiti lo stiamo studiando, lo stiamo riscoprendo. Posso anticiparvi che Agapiti è un bel pittore, ma è un bellissimo scultore. Quindi ad oggi io lo definirei un grandissimo scultore del Cinquecento, perché le sue sculture del tutto inedite sono meravigliose e derivano tutte, anche loro, dal mondo padovano, dal mondo di De Fondulis e da tutti quegli scultori padovani che appunto lui deve aver visto e ammirato nel momento in cui era alla bottega di Cima da Conegliano. Però questa è un'altra storia, quindi che vi racconterò magari in altri momenti, e quindi per oggi io mi fermo qui. Vi ringrazio per avermi seguito e vi lascio con questa immagine della parte alta della pala di San Fortunato di Fabriano. A presto.